un derby di seconda categoria che raccoglie più spettatori di una partita di eccellenza o di promozione è davvero un fatto importante da segnalare. Buon pomeriggio amici spettatori di Soverato 1 TV. Da Giri Falco vi parla Fausto Varano, vi parla per il tanto atteso derby tra l'Euro Giri Falco e la Bustolavis, una partita valevole per la terza giornata del campionato di seconda categoria. Siamo esattamente in questo caso nel girone D e le due squadre si avvicinano a questa partita da posizioni diverse di classifica. L'Euro Giri Falco sta in alto con 10 punti, purtroppo la Bustolavis è in basso con un solo punticino. L'anno scorso durante la trasmissione di Soverato 1, appunto Domenica Gollo, spesso e volentieri abbiamo assistito alle battute un pochettino sarcastiche che si facevano aspettando questo derby. Non ce ne vogliono gli amici dell'Euro Giri Falco, purtroppo per loro è stato così e perché sono retrocessi appunto dalla prima categoria e adesso affrontano questo derby. Supporto tecnico di Pepe Rosanò per questa partita. Adesso vediamo una bellissima scena, quella di tutti i giocatori che si abbracciano al centro del campo, ci sono addirittura anche i fumogeni da rallegrare e a dare un po' di fastidio, diciamo così, per quanto riguarda la nostra visibilità. Vi do lettura subito delle formazioni. L'Euro Giri Falco, che per questo, per il calendario, gioca in casa, schierate con una maglia a righe bianche e amaranto, pantaloncini tutto quanto amaranto, schiera in porta Roberto Stranieri, poi con il numero 2 Rocco Bordino, 3 Chiarella, con il 4 Randò, con il 5 Malang, con il 6 Ferraina, con il 7 Leonardo Burdino, con il 9-8, con l'8 Valerio Vonella, con il 9 Leonardo Conidi, con il 10 Domenico Conidi e con il numero 11 Quirino. Il tecnico ormai storico dell'Euro Giri Falco, Michele Cristoforo, porta con sé Pacchina, Sparacino, Signorello, Sgro, Palaia, Domenico Stranieri il secondo, perché poi avremo un altro Stranieri nell'altra squadra, Caruso e Sciaban. La Bustolavis, che adesso vedete schierata alla sinistra dei vostri teleschermi in completa maglia blu con strisce bianche, schiera il porta Bilotta con il numero 2 Iapello, con il numero 3 Pallaria, con il numero 4 Rigo, con il numero 5 De Filippo, con il numero 6 Vitaliano, che oltretutto è anche un ex, con il numero 7, come vi dicevo, Domenico Stranieri il primo, con il numero 8 Bruno, con il numero 9 Sinopoli, con il numero 10 Marinaro, con il numero 11 Rocco Procano. In panchina il tecnico Pasquale Riga, porta Zaccone, Melina, Leonardo Vonella, Petitto, Marra, Rocco Procano del 94, quindi il secondo, e Pilò con il numero 18. Oggi abbiamo anche una presenza amichevole di eccezione qui a fianco a me, il collega della Gazzetta del Sud, Gino Voci, che mi terrà compagnia. Gino Come, chiedo scusa, stavo confondendo con il tecnico, con il dirigente di un'altra squadra. Allora Gino Comi, come vedi questo derby? Io ho saputo che non è il primo derby quello che si gioca oggi per questa categoria, anzi per questa categoria probabilmente tra Euro Giri Falco e Bustolavis senz'altro, ma c'erano i tempi del 92 quando c'erano anche i derby della Polisportiva. Sì, e per la verità era il 90, nella stagione sportiva agonistica 94-95, Polisportiva Giri Falco, US Giri Falco. Ora ci troviamo con l'Euro Giri Falco e la Bustolavis. È una partita indecifrabile, nel senso che è sempre un derby e quindi è molto difficile da pronosticare. Se bisogna tenere conto dei valori in campo, sicuramente qualcosa di più ce l'ha l'Euro Giri Falco, che è tra le pretendenti alla promozione diretta. La Bustolavis è una matricola della categoria, per cui però tecnicamente credo sia superiore l'Euro Giri Falco e la Bustolavis cercherà di fermarla con l'agonismo e il movimento.
Bene, grazie Gino, ci sentiremo nel corso della telecronaca per avere opportunità dal punto di vista tecnico di avere un supporto anche per vedere come si schierano le squadre. Dicevo, anche, vi devo anche il nome del direttore di gara, è il signor Notaro di Lamezia, un arbitro ben messo sicuramente dal punto di vista fisico e speriamo che possa davvero garantire una tranquillità e una serenità, perché ricordiamolo, per quanto possa essere tranquillo e sereno è sempre un derby, e quando ci sono dei derby un pochettino di voglia di primeggiare c'è da parte di tutti e speriamo che non si ecceda, ma sono convinto, avendo visto proprio come vi dicevo prima le immagini iniziali con le due squadre che si abbracciavano al centro del campo, la speranza è che davvero ci possa assistere a una giornata di sport. Peccato che non ci aiuta molto il tempo, non piove in questo momento per fortuna, però ha piovuto, il campo è allentato abbastanza e fa anche abbastanza freddo, per cui le squadre probabilmente, anzi sicuramente ne risentiranno. Signorello alla Vitaliano, anzi per la, chiedo scusa, alla battuta del calcio di punizione colpito di testa dal capitano, se non vado errato, Bruno, è il capitano numero 8 Bruno, che si era portato in avanti e che ha colpito di testa mandando la palla sopra la traversa del portiere Roberto Stranieri. Adesso c'è un rilancio lungo da parte dell'Euro Girifalco, un rilancio lungo che finisce tra i piedi di Bilotta, che lo controlla e si appresta al rinvio. Primi 4 minuti di studio per il momento, chiaramente ci sarà molto studio dal punto di vista delle due squadre che cercheranno di non scoprirsi, perché è fondamentale in questi casi e non perdere, perché altrimenti si lascia spazio allo sfottò che può essere naturale quando ci sono appunto i derby della cittadina. Gino, tu hai detto sì, l'Euro Girifalco parte ovviamente dalla una posizione di vantaggio, avendo più punti in classifica, avendo magari probabilmente un'esperienza, essendo una squadra retrocessa anche dalla prima categoria, e quindi sicuramente qualche cosa di più importante, mentre la Busolavis, come dicevi giustamente, è stata ripescata in seconda categoria. Io dicevo che l'anno scorso c'erano gli sfottò durante la trasmissione da parte dei tifosi della Busolavis che dicevano l'anno prossimo ci incontreremo in seconda. Attenzione all'Euro Girifalco che si porta in attacco. Conidi no, non coglie bene la palla, Leonardo Conidi, il numero 9, bomber ovviamente dell'Euro Girifalco, non riesce a colpire bene il pallone che si perde sul fondo. Dicevo, c'è questo vantaggio dal punto di vista tecnico dell'Euro Girifalco, però si sa che i derby possono essere davvero imprescrutabili. Sì, sfuggono a qualsiasi pronostico, voglio dire, e fino a questo momento in effetti è così, con la Busolavis che come dire, tiene botta all'Euro Girifalco, che si è fatta presente, si è fatta sentire pochi secondi fa con Leonardo Conidi, che chiaramente sul terreno scivoloso non è riuscito a coordinarsi alla perfezione e a mandare il pallone oltre la traversa. E diciamo che l'Euro Girifalco, dicevi benissimo tu Fausto, è retrocesso dalla prima e ha mantenuto per 10 undicesimi ha mantenuto la stessa squadra dell'anno scorso, della categoria superiore. Intanto si rende ancora pericoloso la Busolavis con un colpo di testa sempre di Bruno, del numero 8 Bruno, che finisce di poco al lato della porta difesa da Stranieri. E dicevo, però voglio dire, il Girifalco, soprattutto lì davanti, è pericolosissimo, e quindi la Busolavis deve stare molto attenta a non scoprirsi troppo. Sì, stiamo assistendo davvero a una botta e risposta da una parte e dall'altra. Abbiamo detto giustamente di questi due colpi di testa del giocatore della Busolavis, abbiamo assistito anche all'intervento in area di rigore da parte di Leonardo Conidi, quindi giocano a viso aperto le due squadre. Io dicevo che
Probabilmente era più importante non prendere. A questo punto devo correggermi, devo ricredermi, e forse è più importante segnare per loro, ovviamente, perché passare in vantaggio ovviamente significherebbe tantissimo e poter gestire la partita in modo diverso. Non c'è fallo, dice il signor notaro, la palla oltretutto finisce tra i piedi del giocatore De Filippo della Bussolavis. Sono irriconoscibili purtroppo i numeri dei giocatori dell'Eurogiri Falco, un giallo su un fondo bianco e amaranto, proprio davvero non si riesce a distinguere. Credo di andare a naso dicendo che qui sulla sinistra dovrebbe essere, vediamo, poi vedremo magari di capirci meglio, però la posizione in campo è di un 4-3-3 da parte dell'Eurogiri Falco, si vede chiaramente la disposizione dei tre giocatori in attacco, quattro in difesa e tre giocatori in linea mediana di centrocampo. Sempre vediamo come si schiera adesso la Bussolavis, se ha uno schema ben preordinato, una sola punta, quella che va in attacco, ed è questo numero 11, esattamente Rocco Progranò del 91, per distinguerlo con l'altro del 94, quindi vediamo se viene supportato da qualche suo compagno nella fase offensiva. Vediamo che il numero 9 Sinopoli è più che altro decentrato sulla fascia di destra, e sì, è proprio lui l'unico, numero 11, l'unico giocatore, diciamo, del fronte d'attacco, e poi lo avvicinano a secondo dell'occasione, della situazione, gli altri giocatori. Il 9 sulla destra, il 7 dovrebbe essere proprio alle sue spalle, esattamente Stranieri Domenico. Il Stranieri Domenico primo, che per distinguerlo dall'altro Stranieri Domenico, però è in panchina dall'Eurogiri Falco. Sta scendendo anche la nebbia, speriamo che non ci siano problemi per eventualmente disturbi e visibilità, perché davvero sarebbe un peccato che questa festa dello sport potesse rovinarsi proprio o non doversi concludersi. Dicevo proprio in apertura di telecronaca che è una cosa strana, una cosa piacevole da questo punto di vista, certamente, il fatto che a una partita di seconda categoria, Gino aiutami tu, io faccio un conto approssimativo, ma qua mi pare che siamo nell'ordine delle 500-600 persone, se non di più. Eh sì, e comunque Giri Falco è sempre stato così abbastanza partecipe, oggi più che mai, visto che c'è questo derby molto sentito, e quindi il pubblico delle grandi occasioni qui sulle tribune del Ricci. Ma io lo ricordo, oltretutto non è la prima volta che vengo qui a Giri Falco per fare le partite, o anche per vederle da spettatore, da giornalista, a seconda di come è capitato. Ho seguito anche per esempio la partita con il Borgia 2 anni fa, se non vado errato anche l'anno scorso, e c'è stata davvero una grandissima partecipazione da parte del pubblico girifalcese, che secondo me, attenzione che parte in attacco, tiro del numero 7 che si perde sul fondo perché è stata colpita di esterno destro, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta il numero 7 Domenico Stranieri. E stavo dicendo di questa voglia da parte della cittadina di Giri Falco di calcio. È un peccato probabilmente che ci sia questa divisione di forze che potrebbero sicuramente, se unite, dare una speranza in più probabilmente, e anzi sicuramente di categorie superiori. Però certo non sta a noi stabilire e dire i motivi per cui ci sono queste situazioni. Peccato, dicevo, perché effettivamente questo pubblico, questo stadio, questo impianto, che oltretutto è uno dei più belli impianti secondo me che c'è nella zona, a livello specialmente anche di prima e di seconda categoria, ma anche di categorie superiori, potrebbe davvero meritare qualcosa di più. Attenzione all'Eurogiri Falco che si porta in avanti con Idi, è tutto solo, tira, è bravo il portiere Bilotta della Bussolavis a parare, non trattiene, poi manda in seconda occasione, in seconda ribattuta, manda in calcio d'angolo, però buona l'occasione da parte dei giocatori del Giri Falco. Mi pare che il numero 5, ma sì, il tiro era stato di Leonardo Conini. Attenzione, c'è il gol,
c'è il gol di testa da parte, vediamo adesso chi è che ha segnato, Leonardo Conidi proprio, esatto, il numero 9. Siamo in questo momento al tredicesimo in corso per questo primo tempo, e Leonardo Conidi che aveva già avuto due occasioni, la prima era stata fermata, aveva sbagliato, non aveva inquadrato la specie della porta, nella seconda occasione lo aveva fermato Bilotta, dal susseguente calcio d'angolo è entrato anticipando tutti di testa e portando in avanti. Attenzione adesso ancora Leuro Girifalco che cerca di andarsene in contropiede, mantiene la palla e poi c'è un calcio di punizione perché ha tenuto la palla a terra Quirino, probabilmente, e io continuo a dire probabilmente perché, anzi no, forse ancora Leonardo Conidi, però io assolutamente non riesco a distinguere i numeri che ci sono sul retro delle maglie dell'Euro Girifalco. È un invito ufficiale quello che facciamo a mister Cristoforo e alla sua dirigenza, ma anche per te Gino, che devi seguire le partite, devi scriverle, devi effettivamente riconoscere i numeri, cambiate almeno questi numeri. Sì, in effetti non si riconosce molto il numero sulla maglia dell'Euro Girifalco, ma visto che seguo questa squadra e queste due squadre da parecchio tempo, quindi ormai li conosco per conoscenza diretta, via. Fisicamente li conosci da come si muovono in campo, bene. E allora la Bustolavi si è cercato adesso di riportarsi in attacco con il numero 9, appunto Sinopoli, che ha guadagnato una rimessa dal fallo laterale, però non viene battuta bene, poi Iapello recupera ancora il pallone, manda ancora in aria, c'è fuorigioco da parte di Proganò, Rocco Proganò, il numero 11. Che aveva insaccato alle spalle di Stranieri, però l'arbitro ha fischiato con molto anticipo, quindi non possiamo parlare in questi casi nemmeno di gol annullato perché l'azione era già stata vanificata dal fischio dell'arbitro. Comunque è sintomatico il fatto che la Bussolavis non ci sta chiaramente a... Attenzione ancora Quirino e il tiro sempre stavolta con il sinistro, ottimo davvero il tiro del giocatore dell'Euro Girifalco Ferraina. Dovrebbe trattarsi di Ferraina, il numero 6, che è un giocatore schierato a centrocampo. Adesso vedo che l'Euro Girifalco addirittura si è schierato a 3 dietro, 3-4-3, non 4-3-3 come avevo detto inizialmente, ma anche se Ferraina torna sulla linea qua di dietro dovrebbe essere più un 4-3-3 quello di Michele Cristoforo. Comunque vediamo queste folate offensive da parte dell'Euro Girifalco che riesce a trovare questi due frombolieri di attacco quasi sempre disponibili e pronti. Poi ci sono degli anticipi davvero ancora importanti da parte dei giocatori sempre della squadra di casa, ricordiamolo, l'Euro Girifalco, quello che gioca in casa per calendario, e davvero diventano pericolosissimi perché non si riesce a tenerli. Ci sono diversi errori da parte dell'Euro Bussolavis di impostazione. Adesso è Sinopoli che subisce un fallo mentre cercava di toccare di testa per servire il proprio compagno Rocco Proganò. Ferraina. Io probabilmente forse abbiamo fatto un errore. Sì, no, no, era giusto, il numero 6 Ferraina era il giocatore dell'Euro Girifalco che aveva tirato dall'altra parte. L'altro numero 6 è Vitaliano, che oltretutto è un ex da parte dell'Euro Girifalco. Diversi giocatori, hanno anche qualche dirigente, ho visto che ha cambiato casacca, si vede che c'è questo scambio anche tra giocatori e dirigenti. Sì, è avvenuto alla fine del campionato scorso. Scusa Giro se ti interrompo, c'è una traversa colpita dalla Bussolavis con Stranieri che si era trovato addirittura fuori dai pali leggermente, e per fortuna sua la palla è andata sulla traversa. Attenzione ancora Malang che serve in fondo, non riesce a seguirlo, mentre sulla parte destra se n'era andato un proprio compagno tutto libero che si arrabbia
che si arrabbia perché effettivamente sperava di poter essere servito. Domenico Conidi, si trattava del giocatore che chiedeva la palla sulla destra. Stavi dicendo, Gino? Se Saliumo avesse visto Conidi sulla destra, sicuramente l'azione avrebbe avuto altra pericolosità. Il passaggio in profondità di Saliumo invece ha colto di sorpresa il fratello di Domenico Conidi, Leonardo, l'autore del gol, e la palla è finita mestamente in fondo, a fondo campo. Tu parli di Saliumo, io lo conosco come Malanga qui nella distinta, forse sbaglio io a scrivere. No, con questi nomi un stranieri. Po' stranieri, insomma, c'è chi lo a Girifalco lo chiamano tutti Saliumo e quindi lo si conosce per Saliumo. Ecco, forse è il nome per cui viene conosciuto con il nome, dal punto di vista diciamo che anagrafico, come cognome, sulla distinta era scritto Malang e quindi con il numero 5 noi lo continueremo a chiamare in quel modo. Stavamo dicendo, quindi vedete, la partita è abbastanza lineare, si vede questo Girifalco che fa fare il gioco alla Bussolavis, lo fa muovere fino alla linea dell'aria, dopodiché parte con, anche in virtù degli errori che commettono alcuni giocatori appunto della squadra ospite, recuperano il pallone e poi diventano pericolosissimi in contropiede, specialmente con questi tre uomini di attacco, ricordiamolo, il 9 Leonardo Conidi, il 10 Domenico Conidi che è schierato sulla destra e Quirino qui sulla sinistra, che diventano pericolosissimi in fase di attacco. Adesso è Ferraina, sempre per quanto riguarda l'Euro Girifalco, che serve Guerino, ancora per Ferraina, ancora la palla in fanno laterale. L'intenzione di Ferraina era quella di mettere il pallone al centro dell'area della Bussolavis. Ancora la rimessa con le mani, che stavolta non si chiude il triangolo tra i giocatori di attacco dell'Euro Girifalco, la palla si perde in fallo laterale. Siamo arrivati quasi al 20esimo, 19-25 per la precisione, di questo primo tempo. Il risultato è stato sbloccato al 13esimo da Leonardo Conidi con un bel colpo di testa sul calcio d'angolo che veniva dalla sinistra. Dalla sinistra della porta difesa da Bilotta. Ancora la rimessa con le mani, viene ancora incontro con Idi Leonardo, il numero 9, la palla ancora in out. Ferraina sempre con le mani, sempre verso con Idi. E l'indietro, poi si perde il tentativo di triangolo con il proprio compagno, ma non c'è nessuno in attacco per la Bussolavis. Gino, io credo che adesso la Bussolavis, se attenzione che se ne va il numero 2, subisce fallo, non si concretizza il vantaggio, è giusta la fischio del signor Notaro, c'era stato il fallo, poi aveva proseguito il numero 2, non si è concretizzato il vantaggio, a quel punto è giusto fermare il gioco. Stavo dicendo, la Bussolavis, se vuole recuperare la partita, non può continuare a giocare con un solo giocatore in attacco. Sì, però è il gioco della Bussolavis, quello di... si sta vedendo poco per la verità Marinaro, che di solito affianca spesso Proganò nelle incursioni avanzate, ma io dicevo all'inizio del commento, dicevo che la Bussolavis deve stare attento a non aprirsi alle folate offensive dell'Euro Girifalco, perché lì davanti a quei tre veramente pericolosissimi, cinici quando sono sotto porta e sono sempre pronti a punire. Eccolo ancora una volta. Ed ecco ancora un'azione in attacco. No, stavolta non c'è fallo, dice il signor Notaro, non c'è stato tocco, era Quirino quello che se ne stava andando, se non vado errato. Ma ancora una volta la Bussolavis non riesce a ripartire, c'è un fallo subito dal numero 10 Marinaro. Marinaro, come dici tu giustamente Gino, che fino adesso non si è visto moltissimo, anzi forse era più un fuorigioco quello che ha fischiato il signor Notaro. Marinaro davvero fino adesso non si è visto per niente, vediamo se adesso
Riga ha cambiato un po' la disposizione in campo, attenzione, eccolo Marinaro, un pochettino si sono allargati di più il numero 9 Sinopoli e si è avvicinato più al numero 11 Rocco Progano. E quindi vediamo se c'è qualche tentativo di diventare più pericolosi per quanto riguarda la squadra della Busolavis. Palla rinviata da Vitaliano in out, non può badare alla costruzione in questo caso il numero 6 della Busolavis perché c'era un giocatore dell'Euro Girifalco che gli si stava avvicinando e quindi non può costruire ma deve per forza spazzare lontano, lungo, e la palla è finita in fallo laterale. Ancora una rimessa ma c'è un fallo, dice il signor Notaro, per la Busolavis che può battere in una posizione abbastanza decentrata. Scendono i lunghi, diciamo, la batteria dei lunghi della difesa della Busolavis, il 2 Iapello, il 5 De Filippo, capitano oltretutto. Vediamo questa battuta, l'arbitro fa rispettare la distanza di sicurezza ai giocatori della difesa dell'Euro Girifalco. Parte la battuta sul secondo palo e non riesce ad impattarla con il numero 5 De Filippo perché la palla gli sbatte addosso sul fianco, non riesce a coordinarsi per la battuta in porta. Anche questa era un'azione, diciamo, potenzialmente pericolosa, ma non riescono i giocatori della Busolavis ad inquadrare. Attenzione che adesso c'è tutto solo il numero 4, si era preparato Rigo, il tiro dalla lunga distanza, bravo ancora Iapello che va in avanti per Marinaro ancora su Iapello e qui c'è, no, non c'è. Io dalla mia postazione ho avuto netta la sensazione che ci fosse stato il tocco sul giocatore della Busolavis, però non voglio sbilanciarmi troppo, poi lo vedremo meglio nelle immagini. Gino, tu come la vedi? L'impressione è stata quella che il calciatore della Busolavis fosse stato toccato in area, però sai, il terreno è insidioso, è scivoloso, è difficile, quindi probabilmente l'arbitro era meglio posizionato di noi, quindi avrà visto sicuramente meglio di noi. Sì, sì, sono d'accordo con te, l'arbitro era certamente lì a due passi. Ha fatto subito segno di no, che non c'era niente. Forse l'unica cosa che mi viene da dire è che il difensore dell'Euro Girifalco nel stendere la gamba abbia toccato il pallone, tant'è vero che ha cambiato un pochettino la traiettoria verso il proprio portiere. Fatto sta che certamente Iapello, mi pare che si trattasse di lui, del numero 2, sì, non aveva nessun interesse a buttarsi perché si stava davvero portando verso il portiere, quindi sicuramente il tocco c'è stato. Se magari prima del tocco il difensore dell'Euro Girifalco ha toccato il pallone e poi di conseguenza è stato Iapello che è andato addosso a lui, questo non lo sappiamo dire. Vedremo se riusciamo attraverso il nostro operatore Pepe Rosanò di poter impostare questa boviola e verificare poi magari in sede di trasmissione la regolarità o meno di questa azione che non è stata assolutamente segnalata dal direttore di gara. Adesso è ancora l'Euro Girifalco che cercava di portarsi in avanti. Noi vi chiediamo scusa se qualche volta ogni tanto c'è qualche spettatore, attenzione, c'è posizione irregolare da parte del giocatore dell'Euro Girifalco. Vi stavo dicendo, vi chiediamo scusa se qualche spettatore passando in palla alla nostra telecamera, ma presi un po'
voglia di partecipare alla partita, certe volte non ci si accorge che alle loro spalle c'è una ripresa, un operatore che sta riprendendo la partita con la telecamera. Grazie comunque alla ospitalità di tutta la cittadina di Girifalco per le nostre telecamere, e come sempre molto gentili, molto partecipi e sempre affettuosi con la nostra televisione. Bruno, per quanto riguarda ancora il Bussolavis, Rigo non riesce a superare il diretto avversario. Ancora la rimessa con le mani e sempre c'è un fallo, stavolta ancora una volta l'arbitro, il signor Notaro, fischia la punizione a favore dei giocatori della Bussolavis. Non mi pare. Ah, ecco, forse c'è anche un cartellino giallo. Continuano gli sfottò qui. Attenzione, non riesce ad arrivare in tempo ancora una volta De Filippo. Si proietta parecchie volte in attacco, specialmente in occasione dei calci da fermo. Però è già la seconda volta che la prima volta si è fatto sbattere il pallone addosso. Questa volta non è riuscito ad alzarsi di testa per colpire ed era tutto solo in una posizione abbastanza buona. Stavo dicendo degli sfottò che ci sono da una parte e dall'altra, ovviamente qui sotto di noi alla mia destra ci sono i tifosi dell'Euro Girifalco, alla sinistra dalla parte proprio della loro squadra, in questo caso i tifosi della Bussolavis. Speriamo che non facciano una migrazione tra primo e secondo tempo, ma no, semplicemente questa è una battuta ovviamente. E si discute ancora, quanto ho visto, del mancato calcio di rigore, della mancata assegnazione del calcio di rigore. Forse qualcuno del tifoso dell'Euro Girifalco ammetteva che la massima punizione ci poteva anche stare. Effettivamente, ripeto, io non voglio dare giudizi sicuri e precisi, però dalla nostra postazione e da quello che riusciamo a vedere noi dall'alto, certamente un fallo sembrava che ci fosse. Poi il direttore di gara, che era a due passi, ha visto certamente meglio di noi, è lui quello che decide. Non ci stanno assolutamente. L'importante, Gino, devo dire una cosa, che per fortuna sì, ci sono state proteste, però molto civili anche da parte della Bussolavis. Sì, e in effetti le proteste si sono immediatamente placate e questo fa bene soprattutto alla rivalità, insomma, no? Che una rivalità che comunque è intrisa fino a questo momento di sportività. Le due squadre stanno giocando in maniera molto attenzione. Niente, il fallo per l'uscita del portiere. No, nessun fallo. No, l'arbitro ha lasciato proseguire, ha detto che è stato il giocatore dell'Euro Girifalco a toccare per ultimo. Quindi stavo dicendo squadre comunque abbastanza ordinate e corrette, sostanzialmente corrette, una partita piacevole con diversi cambiamenti di fronte. E il Girifalco sta soffrendo un tantino sui calci piazzati, è la quarta volta che si fa trovare impreparato e quindi dovrebbe un po' prendere le contromisure rispetto a questo tipo di giocate. Sì, effettivamente la Bussolavis ha avuto queste occasioni sempre da calcio fermo, da calcio d'angolo, da calcio di punizione. Ancora Iapello in proiezione offensiva, c'è il rinvio da parte, anzi no, non c'è il tocco del difensore centrocampista, anzi in questo caso il numero 5 Malang dell'Euro Girifalco, e la palla è finita direttamente sul fondo. La rimessa da parte di Stranieri.
Ecco il lancio verso Quirino. Quirino mette giù, bellissimo l'aggancio da parte del numero 11 dell'Euro Girifacco. Due sono i giocatori appunto dell'Euro Girifacco che sono lì in avanti. Alla rimessa, il tentativo di rimessa al centro, vanificato dalla numero 3 Pallaria, che manda in calcio d'angolo. Attenzione che se Gino Comi ha detto giustamente che la Bussolavis è pericolosa dai calci da fermo, anche l'Euro Girifacco ha dimostrato di esserlo, perché il gol è venuto proprio da una posizione del genere. E difatti c'è stato ancora una volta il tocco, rinvio ancora in calcio d'angolo, seconda battuta dalla bandierina consecutiva per l'Euro Girifalco. C'è un mucchio completo in aria da parte dei giocatori sia dell'Euro Girifalco che della Bussolavis. Prende Malang il pallone, poi alla fine non riesce a servire un proprio compagno. Ancora sbaglia questa volta Riga. C'è uno scontro al centrocampo per un eccesso, diciamo, di agonismo da parte di un giocatore dell'Euro Girifalco, che non si accorge che Marinaro era scivolato e gli è andato addosso. Anche qui in questo caso ottima la decisione da parte del direttore di gara di lasciare andare, tant'è vero che poi lo stesso Marinaro è andato a dare la mano al giocatore. Si è fatto male, attenzione, si è fatto male il numero 8 Bruno. Dicevi, Gino? In uno scontro con Ferraina. Ecco, in uno scontro con il numero 6 Ferraina, che è lì vicino. Adesso lo stesso Ferraina va a sincerarsi. Sì, sì, sicuramente senza cattiveria, hai ragione, Gino. È andato a sincerarsi addirittura proprio il numero 6 Ferraina. Si parlano i due. Per fortuna Bruno si è rialzato e quindi nessuna conseguenza. Ma c'è stato forse il colpo di Ferraina sulla nuca. Vediamo che Bruno si tocca proprio la parte posteriore della testa. Non è nulla di grave, in questi casi giustamente l'arbitro deve fermare sicuramente il gioco per consentire di accertarsi delle condizioni del giocatore che era finito a terra. Giocatore che è già pronto anche a rientrare. Eccolo che fa il suo ingresso in campo di nuovo Bruno. Attenzione, non ancora. La palla finisce in fallo laterale, Marinaro non riesce a controllare. Adesso c'è un po' più di movimento da parte della Bussolavis in fase offensiva. Sia Marinaro, ma particolarmente Iapello su questa fascia di destra, il terzino, si proietta moltissimo in attacco, riesce a sopravanzare anche lo stesso numero 9, Sinopoli, che sarebbe nella sua zona di competenza. De Filippo, il rilancio proprio per Sinopoli. Sinopoli si libera di Malang, va verso il numero 8 Bruno, ancora in avanti per Marinaro. Marinaro cercava di dare di prima intenzione a Domenico Stranieri primo. Ma è ancora l'Euro Girifalco a comandare in questo caso il gioco, però perde il pallone. Marinaro, ancora la palla verso Rocco Proganò, ma in questo caso era in fuorigioco, era leggermente al di là. Qui vi possiamo essere davvero di supporto, possiamo dire che effettivamente la posizione del numero 11 del Bussolavis era davvero al di là dei difensori dell'Euro Girifalco. Siamo entrati al 37esimo in corso del primo tempo, questo derby di seconda categoria, girone D, valevole per la terza giornata appunto del campionato di seconda categoria, qui a Girifalco, tra l'Euro Girifalco e la Bussolavis. Certo che la chiedo scusa, io sto insistendo nel dire la terza giornata, non è sicuramente questa la terza giornata, ma è la sesta giornata,
era la terza per quanto riguardava la terza categoria, non voglio assolutamente declassare le due squadre. Siamo alla sesta giornata di campionato, sesta giornata, dicevamo, che vede in testa per il rimanente il Pianopoli con 13 punti, e l'Euro Girifalco insieme con il San Pietro Apostolo e il Real Mortilla seguono a 10 punti, come dicevo. La Bussolavis è a 4 punti in terz'ultima posizione, una posizione che è in virtù di una vittoria e un pareggio fino adesso per la squadra di mister Riga Pasquale. Spero non me ne vogliate, amici telespettatori, forse fino adesso vi ho ingannati io, dovremmo resettare tutto quanto e ripartire da zero. Qui al campo comunale di Girifalco, Bussolavis ed Euro Girifalco, seconda categoria, campionato girone D, sesta giornata del girone di andata. Il risultato 1-0 per l'Euro Girifalco in virtù del gol segnato al 13° da Leonardo Conidi, che di testa insaccava su calcio d'angolo proveniente dalla sinistra della porta di Bilotta. Signorello per quanto riguardava Vitaliano, chiedo scusa, per quanto riguardava la Bussolavis. Signorello invece è in panchina per l'Euro Girifalco, giocatori che hanno giocato diversi anni in campionati nelle squadre di Girifalco, appunto. Eccolo ancora il numero 6 Vitaliano. Il rilancio lungo da parte dei giocatori della difesa dell'Euro Girifalco, fa buona guardia De Filippo questa volta, e c'è un bel tocco da parte di Vitaliano, che si sta divertendo a centrocampo. Subisce fallo poi da parte di Balang e concede alla propria compagine un calcio di punizione. Lo stesso Vitaliano sulla palla. Lancio lungo deviato da un giocatore dell'Euro Girifalco e la palla finisce tra le mani di Roberto Stranieri. De Filippo ancora alle prese con il... Prego, dimmi, scusa. Le due squadre, sto notando che stanno perdendo un po' l'equilibrio in campo, sono spaccate in due tronconi sia l'una che l'altra, e quindi producono un calcio da qualche minuto, un calcio meno piacevole rispetto a quello che era stato nei primi minuti di partita. Diciamo che forse per quanto riguarda l'Euro Girifalco questa è una tattica, perché tentano più sul lancio lungo verso le tre punte, proprio Quirino e i due Conidi, proprio per cercare di trovare, di scavalcare il centrocampo della Bussolavis, mentre la squadra ospite deve effettivamente invece cercare di costruire. Il fatto è che se da una parte ci sono tre frombolieri davvero importanti, dall'altra parte purtroppo la Bussolavis è, diciamo, non dico spuntata, perché la bravura di Proganò è abbastanza conosciuta, però è tutto solo, e dover giocare da solo contro una difesa importante come quella dell'Euro Girifalco con Randò, Chiarella, Ferraina stessa, Burdino, è certamente non facile da poter giocare. Proprio, è chiarissimo lo schema, ecco Vitaliano, ancora Vitaliano, tenta il tiro dalla lunga distanza. Stranieri non si muove dalla sua posizione, resta fermo con i piedi ben piantati per terra e para il tiro da parte dell'ex giocatore dell'Euro Girifalco. Attenzione ancora una volta la squadra di casa che si porta in avanti, e c'è il gol, il secondo gol davvero di ottima fattura questa volta
se non sbaglio dovrebbe essere il numero 10, credo, Domenico Conidi, sì, il fratello dell'altro attaccante, quello che ha segnato Leonardo, quello che ha segnato il primo gol. 42esimo del secondo tempo, del primo tempo, chiedo scusa ancora una volta, 42esimo esatto del secondo tempo, 2-0 per l'Euro Girifalco, grande azione del primo tempo, sì mi sono corretto, grazie Pepe della correzione, effettivamente siamo nel primo tempo giustamente, ma oggi si vede che è la mia giornata negativa perché sto tornando, lo scirocco dice Pepe, sto tornando a fare una telecronaca dopo diversi anni ovviamente, e quindi un po' di lucidità probabilmente si sta perdendo anche diciamo per l'età. Comunque 42esimo del primo tempo, 2-0 per l'Euro Girifalco, il secondo gol dal fratello dell'autore del primo, Leonardo, stavolta Domenico Conidi, e l'Euro Girifalco mette, diciamo, al sicuro almeno per questo primo tempo il risultato, un risultato che dal mio punto di vista è un po' bugiardo, Gino, perché è vero che l'Euro Girifalco ha sfruttato le occasioni che si sono presentate, però la Busolavis ha avuto anche le sue diciamo occasioni, ha protestato per un eventuale calcio di rigore non concesso, dal suo ci ha messo qualche cosa perché ha sbagliato delle situazioni che potevano davvero svilupparsi in altro modo, e però alla fin fine si dice che ha ragione chi mette la palla in rete. La tecnica poi prevale su tutto. Io direi nel momento in cui ho presentato la gara ho detto che la Busolavis avrebbe dovuto, soprattutto in difesa, tenere gli occhi aperti. È il comportamento diverso delle difese, mentre, come dicevi giustamente tu, Proganò era isolato tra i tre centrali dell'Euro Girifalco, che rimangono sempre lì attaccati alla maglietta di Proganò. Dall'altra parte invece vediamo che i tre, punizione ora di Vitaliano, parato da Stranieri, e Proganò non riesce a ribadire in rete mandando la sfera oltre il fondo. Dicevo, mentre dall'altra parte i tre hanno quasi sempre libertà di muoversi a proprio piacimento, e poi con la loro tecnica riescono a produrre qualcosa di importante. La difesa della Busolavis dovrebbe essere un tantino più coperta anche dal centrocampo bianco-azzurro. O da Vitaliano, che preferisce giocare davanti alla propria difesa. Comunque diciamo che è anche molto più facile per l'Euro Girifalco, che dispone di questi tre frombolieri, come abbiamo detto poco fa, che sono capaci di liberarsi, mentre è più difficile per la Busolavis, che stante anche la bravura del suo numero 11, però è ben controllato giustamente dalla difesa dell'Euro Girifalco, e quindi può fare poco. Facile fare 3 contro 3, difficile fare 1 contro 3, e certamente questo forse è una lettura di questo primo tempo del derby di Girifalco tra l'Euro Girifalco e la Busolavis. L'arbitro ha dato un minuto di recupero, quindi ancora 20 secondi per il duplice fischio della fine appunto delle ostilità del primo tempo. Ancora l'Euro Girifalco, e l'arbitro vuole anticipare di 10 secondi la chiusura, giustamente. Finisce quindi il primo tempo 2-0 per la squadra di casa, in pratica quella che sta ufficialmente ospitando la gara. Siamo qui tutti imbacuccati, grazie Pepe per questa immagine, potevi risparmiare ai nostri telespettatori. Grazie, a risentirci per il secondo tempo.
campo per l'inizio di questo secondo tempo. E allora mettiamo ordine ovviamente nell'errore, correggiamo l'errore che abbiamo fatto all'inizio di partita. Siamo alla comunale di Girifalco, partito in questo momento il secondo tempo tra la compagine dell'Euro Girifalco, che è padrona di casa, e la Bussolavis, l'altra squadra girifalcese, per la sesta giornata del campionato di seconda categoria, girone D. Risultato alla fine del primo tempo 2-0 per l'Euro Girifalco, in virtù dei gol segnati dai fratelli Conidi, Domenico al tredicesimo e Leonardo al tredicesimo e Domenico al 42esimo. Quindi un 2-0 che ci sta, dicevamo con il collega Gino Comi della Gazzetta che il risultato poteva anche essere diverso se il direttore di gara avesse assegnato un probabile, ecco, usiamo ancora questo termine, calcio di rigore a favore della Bussolavis per un atterramento da parte del numero 2 Iapello in area di rigore appunto dell'Euro Girifalco. A quel tempo, in quel momento, il risultato era fermo sull'1-0 sempre per l'Euro Girifalco, e lì poteva cambiare certamente la partita. Poi la bravura dei frombolieri della squadra di casa, il trio Conidi, Quirino, i due fratelli Conidi e Quirino, che si trovano quasi sempre a tu per tu nell'uno contro uno contro i difensori della Bussolavis, si hanno fatto la differenza. Mentre per quanto riguarda la squadra ospite, appunto in questo caso l'altra squadra di Girifalco, la Bussolavis, ha avuto soltanto la pecca di dover giocare con un solo giocatore in attacco, che Proganò, che si è spesso e volentieri è stato francobollato dai difensori della squadra dell'Euro Girifalco. Adesso c'è l'inizio del secondo tempo, questa ammonizione nei confronti del numero 5 dell'Euro Girifalco, il numero 5 che è... Anzi no, non era, non credo che fosse il numero 5, perché il numero 5 io ce l'ho segnato come Malanga, doveva essere forse Ferrai nel numero 6, vediamo comunque, vedremo meglio. È entrato il numero 14, Leonardo Vonella, per la Bussolavis, dovrebbe aver preso il posto, se non vado errato, del numero 9 Sinopoli. Vedremo poi, no, forse no, mi dice Gino, adesso vedremo meglio, il numero 7, è uscito forse il numero 7, il numero 6 Vitaliano, no, 6 sta battendo adesso il calcio di punizione, Vitaliano che riconquista la palla e poi commette fallo. Adesso c'è anche il numero 18 in campo per la Bussolavis, Pilò, quindi doppia sostituzione. Allora, mi dice Gino Comi, e lo prendiamo per buono, sono usciti il numero 2 Iapello e il numero 4 Rigo, e sono entrati il numero 14 Leonardo Vonella e il numero 18 Pilò. Poco fa probabilmente quello ammonito era il numero 2 Burdino Rocco dell'Euro Girifalco. Salta Pallaria, adesso Proganò cerca di mettere all'indietro per Marinaro, vi riesce, Marinaro scambia con Bruno per Pilò in avanti a servire il proprio compagno che non riesce, il numero 9 era da quella parte Sinopoli, che non riesce a trattenere il pallone in campo, la palla si perde sul fondo per la rimessa di Roberto Stranieri. E allora Gino, quindi questi cambi da parte della Bussolavis ha un po' rivoluzionato la situazione in campo, mister Riga, vedremo come giocherà, se riuscirà a cambiare le sorti della gara alla Bussolavis. Un atteggiamento a prima vista, un atteggiamento un tantino più aggressivo, quindi un supporto maggiore con il 14, con Pilò,
a supporto di Proganò, però deve essere più veloce nelle sue giocate, altrimenti non metterà mai in difficoltà l'attenta difesa avversaria, che finora ha rischiato solo in pochissime occasioni e soprattutto dai calci da fermo. Dunque, se riesco a vedere meglio, mi pare che il tecnico della Bussolavi si abbia spostato all'indietro il numero 6 Vitaliano, lo ha messo nella linea dei difensori, ha inserito al suo posto, diciamo a centrocampo, il numero 18 Pilò e ha messo sulla fascia sinistra il numero 14, anche se da queste prime immagini devo notare che anche lui resta leggermente indietro rispetto all'attaccante numero 11, quindi è ancora un 4-2-3-1 quanto riesco a vedere io, o un 4-5-1 meglio ancora, perché sia il numero 9 Sinopoli, che è rimasto sulla destra, che è il numero 14 Leonardo Vonella, con dietro proprio a Proganò Marinaro, fanno da tre distanti rispetto al giocatore attaccante che resta solo e purtroppo sempre alle prese con l'arcigna difesa dell'Euro Girifalco. Ci sono state due ammonizioni da parte dei giocatori dell'Euro Girifalco, ecco, vedete la capacità da parte di questi giocatori di poter sfruttare la bravura nell'uno contro uno da parte proprio dei tre giocatori di attacco e quindi poter eventualmente sopravanzare un avversario e portarsi in attacco significa davvero tanto per l'Euro Girifalco, la squadra di casa. Si mantiene purtroppo ancora la giornata rigida e fredda per la temperatura. Per fortuna adesso non sta piovendo, non ha piovuto per tutto il corso del primo tempo, nemmeno nel secondo tempo, ma la temperatura è abbastanza bassa e certamente noi ovviamente lo sentiamo di più perché stiamo fermi, ma anche i giocatori avranno difficoltà e poi questo terreno allentato certamente non favorisce i movimenti dei giocatori in campo. Stranieri esce proteggendo il pallone, si impegna, cerca di andare a disturbare tutti. Attenzione, c'è posizione regolare da parte di Conidi, ma perdono ancora i palloni i giocatori dalla Bussolavis e in questi casi davvero diventa pericolosissimo. Chiede scusa il giocatore appunto che ha perso il pallone, io non so se, ma mi pare che sia ancora il numero 2 Iapello, difatti io mi meravigliavo come fosse stato sostituito Gino, quello in fondo forse ancora lui è tornato forse a fare il difensore, mi pare che sia lui che è ancora in campo, vediamo, oppure forse il numero 7 Domenico Stranieri, che è tornato sulla linea difensiva. Esattamente, è uscito il numero 2 e probabilmente avrà accusato qualche guaio fisico e Riga ha arretrato sulla linea difensiva il 7 Stranieri, che va a completare la linea 4 della difesa della Bussolavis, che comunque continua ad essere a maglie abbastanza larghe per i tre in attacco dell'Euro Girifalco. Bruno ancora a recuperare un pallone, ancora la difesa dell'Euro Girifalco. Continuano le nostre difficoltà a vedere i numeri dei giocatori dell'Euro Girifalco. Ripetiamo e ribattiamo, speriamo che la squadra di Michele Cristoforo possa quantomeno riuscire a ridisegnare questi numeri, perché altrimenti assolutamente non si vede il colore oro sul fondo amaranto e bianco della maglia a strisce della squadra proprio di Michele Cristoforo.
adesso c'è un fallo laterale. Siamo arrivati al decimo del secondo tempo, ribadiamo ancora il risultato è fermo sul 2-0 per la squadra padrona di casa, che in questo caso è l'Euro Girifalco, in virtù delle reti dei due fratelli Conidi, Leonardo al 13° e Domenico al 42°. Attenzione, c'è una bella parata di Bilotta in calcio d'angolo, colpo di testa del solito Conidi, Leonardo, che ha impegnato severamente Bilotto, che ha risposto alla grande. Ancora l'Euro Girifalco, attenzione al tiro dalla lunga distanza, stavolta Bilotta resta fermo e può prendere la palla con le mani. Ancora Proganò, che cercava di servire, adesso ecco numero 14 Leonardo Bonella. Anche qui c'è una richiesta da parte del numero 14 di un fallo, è vicinissimo il signor Notaro di Lamezia, ha una struttura fisica davvero imponente l'arbitro Lamettino, è molto deciso, nega anche le proteste al piccolo giocatore della Bussolavis, e quindi si riprende con questa rimessa dal fondo di Roberto Stranieri. Gino, se nella prima protesta ci poteva essere qualche fondamento, adesso sicuramente no, un normalissimo fallo di gioco, scontro tra giocatori. Il Vonella è andato giù, però non credo ci fossero gli estremi per il calcio di rigore, e poi in questo caso se non c'era non c'è nemmeno il fallo, giustamente, per cui è stato soltanto un tocco tra i due giocatori. Adesso la palla finisce in fallo laterale, la rimessa sempre per la difesa della Bussolavis, e mi pare che c'è una prima sostituzione anche per l'Euro Girifalco. Vediamo chi esce, adesso i numeri li andremo ad inventare, Gino sicuramente li conosce, esce Rocco Bordino, che è il numero 2 della Euro Girifalco, e vediamo chi entra. Questo siamo al 13° del secondo tempo. Ah, forse c'è anche doppia sostituzione, ne esce anche un altro. Sì, sono due i giocatori che sono stati sostituiti, Bordino Rocco da una parte e l'altra parte dovrebbe essere il numero, entra Signorello. Ancora l'Euro Girifalco che cerca di portarsi in avanti. C'è un calcio di punizione con un'ammonizione ancora per un giocatore, questa volta della Bussolavis. E allora mettiamo un pochettino di ordine, sono usciti i due Bordino, il numero 2 Rocco e il numero 7 Leonardo, e dovrebbero essere entrati Signorello e Palaia, quindi il numero 13 e il numero 15. Speriamo di non continuare a commettere errori, ovviamente, ma sapete, lo ripetiamo ancora per l'ennesima volta, questi numeri non ci aiutano assolutamente. Attenzione, ah, la rabbona, abbiamo visto la rabbona, Quirino con la rabbona, che per poco non ha messo in condizione di segnare un proprio compagno, è stato bravo il difensore della Bussolavis a mettere in calcio d'angolo, ma davvero un'azione pregevole da parte del numero 11 dell'Euro Girifalco, che si è permesso di fare il colpo di Quaresma, il giocatore, ex giocatore che ha giocato anche in Italia nell'Inter.
Attenzione, colpo di testa ancora della palla finisce ancora per un proprio compagno che cerca di controllarlo, sembra, poi si porta la palla in fallo di fondo e la rimessa sarà assegnata al portiere Bilotta. 15° del secondo tempo, 60° in tutta la partita, 2-0 per l'Euro Girifalco per questo derby che, ripetiamolo, è la prima volta che si gioca tra queste due come nome, compagini, Euro Girifalco e Bussolavis, ma che nel 92, come ci diceva Michele Cristoforo, ai tempi del presidente Paone dell'Euro Girifalco, si era giocato ancora, come ci diceva anche Gino Comi, per, tra la, l'US Girifalco e la Polisportiva Girifalco. Quindi un derby che viene ricordato anche in prima categoria. E pare che in quell'occasione non se le sono dette bene, ma ci fu probabilmente anche qualche scontro di troppo. Sì, anche come, tra tifosi. D'altronde, come sempre avviene nelle stragittadine, no? Comunque in questa occasione bisogna fare i complimenti sia alle squadre sia ai tifosi che stanno veramente vivendo una giornata di vero sport, di sano sport. Sì, esatto, questo davvero lo possiamo confermare. C'è un pubblico numerosissimo, ripeto ancora una volta, un pubblico che difficilmente si vede in campionati superiori, certamente anche in eccellenze e promozioni certe volte non abbiamo una tribuna così gremita come quella di oggi qui a Girifalco, ma che poi peraltro ricordiamolo anche in altre occasioni ha avuto questa possibilità, perché ci sono state davvero degli incontri importantissimi qui a Girifalco e si vede come la cittadina voglia vivere queste giornate di sport e come segua da vicino le compagini proprio del proprio paese, e davvero meriterebbero platee migliori. No, mi hai preceduto, volevo proprio dire questo, che come dicevi tu, questa piazza, questa città, questo pubblico meriterebbe una squadra che militasse in categorie sicuramente superiori rispetto a quella alla seconda categoria, che è una categoria come tutte le altre, però voglio dire, la piazza non merita qualcosa di più. Ricordiamo che c'è stato un periodo in cui l'Euro Girifalco ha militato con ottimi risultati anche in prima categoria, poi ci fu, diciamo, l'abbandono da parte di quello che era l'anima di questa squadra, Michele Cristoforo. Per alcuni anni sono stati lontani anche dal calcio come città, poi hanno ripreso dalla terza categoria, adesso era addirittura ritornato in prima categoria fino all'anno scorso l'Euro Girifalco di Michele Cristoforo, poi l'anno scorso è stato retrocesso purtroppo per Kane in campo non è riuscito a mantenere la categoria, adesso tenta di ripartire perché, proprio come ci diceva Gino in fase di presentazione, hanno mantenuto quasi per intero l'ossatura della squadra che l'anno scorso ha giocato proprio in prima categoria. E davvero tre giocatori importanti, per non dimenticare certamente anche gli altri, non lo dimentichiamo, ma tre giocatori d'attacco importanti come i due Conidi e Quirino davvero possono fare la differenza in questa categoria. E aggiungo ancora una chicca. Questo è voluto vicino. L'Euro Girifalco è allenato in campo. Non fa l'allenatore, ma allena in campo da un esperto giocatore. Questo ovviamente, come si dice, in questi casi c'è sempre il giocatore che i tecnici prediligono di avere in campo, perché può fare sicuramente da guida per tutti quanti gli altri giocatori, come si dice, il cosiddetto uomo di fiducia da parte del tecnico, che in questo caso nell'Euro Girifalco, come anche nelle altre squadre, d'altra parte c'è tutti quanti la possibilità, e poi gente esperta come sicuramente può essere Randò, come possono essere altri giocatori che giocano tranquillamente nell'Euro Girifalco, possono sicuramente lo stesso Signorello, che è un giocatore di esperienza. Fino all'anno scorso, ricordiamo, c'era anche Vitaliano qui in questa squadra, quindi certamente sono giocatori che hanno fatto la loro storia nel campionato, in questa cittadina e nelle squadre appunto della cittadina. Vediamo allora ancora la partita, ancora Domenico
Quirino, e questo, attenzione ancora Leo Girifalco e la palla questa volta Malang che ha tu per tu con il palo in questo caso, perché il portiere non c'era più, perché era dall'altra parte, non riesce ad agganciare il pallone, però ecco, si dimostra quello che abbiamo detto fino adesso, Gino. Leo Girifalco riesce con la capacità dei propri giocatori di liberare un uomo che poi mette la palla al centro e davvero diventa pericolosissima, mentre la Busolavi si deve costruire e trova un muro in difesa. E Fausto, lo dicevamo, l'abbiamo detto più volte, la tecnica dei tre lì davanti fa la differenza. Ora Salium o Miang, come Malang come si chiama, e non ci è arrivato per un soffio a ribadire in gol, però si è vista la tecnica di Quirino prima, di Conidi dopo, e quindi questa fa la differenza. E dopodiché sto vedendo un po' la Busolavis un po' come dire, giù fisicamente, nel senso che credo che sia un tantino stanca, e poi con il 2-0 da recuperare mi pare che sia difficile. Certo, non aiutano le condizioni del terreno di gioco, ricordiamolo, molto allentato, certamente è difficile poterci giocare. E poi partiamo anche da un altro presupposto, Gino, che le due squadre hanno ambizioni diverse, certamente. La Busolavis vuole senz'altro rimanere e mantenere la categoria, vuole salvarsi, è una neopromossa, lo ricordiamo, è stata anzi ripescata addirittura, se non vado errato, quest'anno in seconda categoria, mentre l'Euro Girifalco vuole tornare immediatamente in prima e quindi sta lottando per questa prima posizione. Attenzione, calcio d'angolo a favore della Busolavis, ancora una volta si era portato in avanti il numero 5 De Filippo, capitano, che si trova sempre in una posizione buona, utile, diciamo, per poter colpire, però poi o non ha la forza nelle gambe per elevarsi, perché effettivamente è un paio di volte che vedo che non riesce a colpire bene di testa, ma la sfiora soltanto. Sì, è un tantino, che vuoi, è un po' avanti negli anni, però è sempre insidioso. Sì, giustamente anche un giocatore di esperienza, come sappiamo, certamente in queste categorie ci si allena anche con una certa discontinuità, e certo se non corri, specialmente su questi campi, comincia a diventare difficile. Comunque un'ottima prestazione fino adesso quella di De Filippo, perché ricordiamolo, l'ho detto già per tutto il primo tempo, ma anche in questo secondo tempo, si è trovato spesso proprio nella condizione, nella possibilità di battere in porta. Non ha avuto la fortuna, diciamo, o la capacità, mettetela come volete, per colpire bene il pallone, e quindi ha vanificato, ma si è trovato, e forse è stato, dal punto di vista delle occasioni, forse è stato l'uomo più pericoloso della Busolavis. Sì, assieme a al numero 8 Bruno, che ha incornato un paio di volte sui calci piazzati verso la porta, pericolosamente verso la porta avversaria, e ha sfiorato il gol per un non nulla, insomma. E nel primo tempo non dimentichiamo la prestazione di Iapello, che secondo me è stato uno che qui sulla fascia di destra ha fatto molto bene, ha messo in difficoltà l'unico, probabilmente la difesa dell'Euro Girifalco, è stato quello che aveva avuto quella proiezione offensiva che lo aveva portato in area di rigore. Poi lì c'è stato quello che c'è stato, abbiamo detto più di una volta, la possibilità di un eventuale calcio di rigore per favore della Busolavis, e poi adesso nel secondo tempo è stato sostituito, forse come dici tu, Gino, c'è stato qualche problema tecnico, oppure perché mister Riga ha voluto proprio ridisegnare la sua formazione, passare con ritornare indietro con Vitaliano, portarlo nella fase difensiva, forse proprio per chiudere le folate offensive dei tre di attacco dell'Euro Girifalco. E Fausto, notavo
ti faccio notare anzi che le sostituzioni però fatte da mister Riga non hanno finora portato nulla di positivo, insomma, in più rispetto a quello che la squadra aveva prodotto nel primo tempo. Sì, io proprio questo stavo dicendo, Gino, stavo dicendo, secondo me l'asse è stato più a livello difensivo con questa rotazione, ma dal punto di vista offensivo ha lasciato sempre da solo contro tutti quel Rocco Programò che davvero sta vivendo un pomeriggio difficile, perché non lo stanno supportando obiettivamente, dobbiamo dire, anche Marinaro che poteva essere l'uomo che lo affiancava, lo supportava, lo aiutava, rimane abbastanza lontano dalla porta di stranieri. Eccolo Marinaro, non c'è fallo perché il pallone è stato proprio toccato dal giocatore dell'Eurogiri Falco, e adesso ancora una volta c'è questa proiezione in avanti, va al tiro ribattuto dal numero 7 stranieri Domenico. Ed ecco l'azione della Busolavis, c'è in attacco Programò, non riesce a superare l'uomo, guadagna un calcio d'angolo, ma è molto stanco, si vede che ha anche qualche difficoltà dal punto di vista fisico il numero 11 della Busolavis. C'è un uomo a terra nell'area di rigore, anzi fuori dall'area di rigore della Busolavis, un giocatore che è rimasto a terra, probabilmente dovrebbe trattarsi del numero 7 stranieri che si è fatto male forse poco fa quando ha rinviato quel tiro che poteva fare male alla porta ancora di Bilotta. Ventisettesimo del secondo tempo, c'è ancora una sostituzione, esce proprio il 7 che forse è fatto male, sì, da quella parte, ed è entrato in questo momento, vediamo, qui abbiamo più facilità di distinguere i numeri appena si gira, vediamo intanto il calcio d'angolo, dovrebbe essere Marinaro sul punto di battuta, parte il tiro corto però poi libera la difesa dell'Eurogiri Falco e ripartono, vedete che bel tocco che ha avuto per il suo compagno, sì, a questo punto Vitaliano è andato a disturbare bene l'avversario e lo costringe a mettere la palla in fallo laterale. Dovrebbe essere il 16 quello che è entrato adesso se non vado errato, l'altro Marra. 28esimo del secondo tempo, 2-0, tre sostituzioni fatte dalla Busolavis, dovrebbe essere entrato il numero 16 Marra al 27esimo del secondo tempo. Ancora la Busolavis che tenta di impostare qualche azione, Marinaro, eccolo, vediamo se tira dalla lunga distanza, si tira, coglie la traversa e questa era una bella azione davvero che poteva portare forse a riaprire anche la partita, non, così non è stato, sfortunata anche in questo caso la Busolavis questa volta, davvero una occasione estemporanea, bravo Marinaro a preparare il tiro, a battere verso la porta di stranieri che è stato aiutato dalla parte superiore, dalla traversa, dall'angolo proprio alto, la palla è ritornata in campo, quindi traversa piena da parte dei giocatori della Busolavis che adesso guadagnano anche un calcio di punizione ai limiti dell'area. Certo che, Gino, è vero quello che stavamo dicendo, che l'Eurogiri Falco sta giocando
forse un po' meglio, però riaprire, segnare a questo punto potrebbe significare riaprire la partita. Sicuramente, in effetti la Bussolavis può recriminare su queste due traverse che ha colpito, se avessero avuto migliore fortuna probabilmente saremmo qui a parlare di un altro risultato. Gli altri 15 minuti di gioco molto, molto diversi, adesso vediamo intanto allora questo calcio di punizione per la squadra dei donatori di sangue, perché ricordiamo la Bussolavis è proprio l'annotazione dell'Avis che è vicina probabilmente a questa squadra. C'è un calcio d'angolo sul calcio di punizione battuto ancora una volta da Vitaliano. Trentesimo del secondo tempo, 2-0 per l'Euro Girifalco, ma la Bussolavis ha colpito una traversa e adesso sfiora il gol dell'1-2. Tre uomini che si vedono passare il pallone proprio davanti non riescono a colpirlo e a metterlo in rete. In questo caso la difesa dell'Euro Girifalco era un pochettino andata a vuoto e rischiava davvero di prendere il gol dell'1-2. Adesso c'è un'altra sostituzione, esce, se non vado errato, Domenico Conidi, o no? Leonardo Conidi, il numero 9. Trentunesimo del secondo tempo, altro cambio, entra Caruso, il numero 17. Ecco la Bussolavis ancora sulla fascia di destra, cerca di potersi destreggiare un giocatore appunto della squadra ospite, anche se ricordiamolo è sempre un derby, però come calendario l'Euro Girifalco gioca questa gara in casa e la Bussolavis è la squadra ospite. Adesso c'è un po' di stanchezza anche da parte ovviamente delle due compagini in campo, ricordiamolo ancora una volta, il campo non ha assolutamente aiutato le gambe degli atleti perché è abbastanza allentato, ci sono molte pozzanghere come potete vedere anche dalle nostre immagini. Vediamo il direttore di gara, il signor Notaro di Lamezia, fa riprendere con la rimessa con le mani. Signorello, ancora indietro per De Filippo, De Filippo in avanti per Proganò che non riesce a toccare il pallone di testa. Poi Malang per l'Euro Girifalco, rinvio, lancio lungo, poi Bruno sposta leggermente Caruso, ma la palla poi finisce sopra la tribuna a momenti e quindi un fallo laterale a favore della Bussolavis. Viene a batterla il numero 3 Pallaria, in avanti il numero 14 e il numero 16 non riescono a controllare, fa buona guardia la difesa dell'Euro Girifalco che consente alla palla di finire sul fondo per consentire al portiere Roberto Stranieri l'ha rimessa dal fondo. Ultimi 12 minuti, 11 minuti circa di gioco, salvo ovviamente poi il recupero che ci sarà alla fine del secondo tempo, e il risultato non si schioda da quello che è maturato nel primo tempo, il 2-0 a favore della squadra dell'Euro Girifalco. Il tiro adesso finisce sul fondo proprio da parte di un giocatore dell'Euro Girifalco, Quirino come al solito sulla fascia di sinistra che
è rimasto in quella posizione, ma mi pare che pur avendo cambiato i giocatori, anche avendo fatto uscire Leonardo Conidi, non ha cambiato sistema di gioco Michele, ha lasciato i tre uomini in avanti. Mi pare che oltre alla, ha centrato Domenico, se non mi sbaglio, e ha messo qui sulla fascia Caruso, se non vado errato. Sì, hai ragione. I tre d'attacco sono Caruso sulla destra, Conidi, Domenico al centro e Quirino come al solito nella sua posizione di sinistra, da cui può diventare devastante. Bruno, ancora per la Busolavis, tenta di mandare in avanti il proprio compagno, la rimessa con le mani e ancora la pressione da parte dei giocatori dell'Euro Girifalco. Adesso siamo 4 contro 3, ma c'è fuori gioco. Eh sì, ha tardato a dare il pallone al proprio compagno, il giocatore dell'Euro Girifalco. Lo ha fatto andare nella corsa, è questione di un attimo e si finisce fuori gioco. Certo, avesse anticipato la giocata di qualche frazione di secondo probabilmente sarebbe stato il 3-0. Sì, sicuramente erano 4 contro 3, 3 molto aperti quelli della Busolavis, e quindi certamente potevano davvero fare male i giocatori dell'Euro Girifalco, solo che ci fosse stato un po' più di attenzione da parte del giocatore che poi ha cercato di mandare in avanti il proprio compagno. Attenzione che la palla può saltare, però la prende con le mani. È buono il tiro da parte sempre del solito Vitaliano, che anche se il proprio allenatore lo ha spostato all'indietro, non disdegna di mantenere la posizione leggermente più di centrale. Adesso addirittura sono passati a tre dietro. Vitaliano è venuto qui a centrocampo come aveva fatto nel primo tempo, e dal suo piede che sono partiti certamente le occasioni migliori. Se da una parte è stato De Filippo ad avere le occasioni migliori in area di rigore, Vitaliano è stato colui che in pratica ha permesso alla propria squadra di portarsi meglio in attacco. Adesso ancora c'è la Busolavis in fase di proposizione offensiva. E Pilò, il numero 18, che cerca di lanciare in avanti, ma la palla finisce in fallo laterale per la rimessa in gioco dei giocatori dell'Euro Girifalco. Continua il freddo imperterrito qui alla comunale di Girifalco. È arrivato all'improvviso il freddo qua. Diciamo in tutta la Calabria sono due giorni che sta piovendo. Buono il tiro, e Stranieri stavolta vola, non riesce a controllare il pallone, per sua fortuna la stessa finisce sul lato. È stato Pilò il numero 18 con questo tiro dalla lunga distanza. Anche qui obiettivamente sì, dobbiamo dire la verità, la Busolavis non è che abbia avuto anche nemmeno tanta fortuna, specialmente in questa seconda parte di gara con la traversa di Marinaro, questo tiro dalla distanza. In questi casi basta impattare il pallone leggermente sporco e magari se ne va in fondo alla rete. Sì, in effetti è così, Fausto. La Busolavis, anche se gioca a sprazzi, però ha avuto le sue buone occasioni per rimettere in sesto la partita, ma è stata poco fortunata. Diciamo quello che abbiamo detto per tutta la partita. Adesso addirittura, se non vado errato, vedo che alcuni allenatori di Serie A fanno scuola. C'è il classico 4-2-4. Addirittura vanno cercando gloria in attacco 4 giocatori della Busolavis, cercando il tutto per tutto mister Riga di portare più uomini possibili in avanti per cercare di sfruttare questi ultimi 6 minuti e mezzo che sono rimasti per vedere se questa partita può avere un corso diverso oppure se deve ormai incanalarsi definitivamente con la vittoria dell'Euro Girifalco, che sta maturando qui sul campo per 2-0 in virtù dei due gol segnati dai fratelli Conidi.
Ancora l'Euro Girifalco che si porta in avanti, però libera la difesa della Busolavis. Non riesce a superare Bruno, un proprio avversario. E adesso c'è la ribattuta. E bravo Bilotta a fermare Domenico Conidi, che si era trovato avvantaggiato dalla ribattuta di un proprio avversario, perché si trovava nettamente in posizione irregolare, però è stato certamente la ribattuta lo ha rimesso in condizione di poter battere a rete. È stato bravo questa volta Bilotta a poter parare il tiro dell'attaccante dell'Euro Girifalco. C'è un po' di qualche fallo in aria, c'è l'ammonizione per, se non vado errato, dovrebbe essere Caruso. Il numero, no, non è Caruso, è Signorello. Signorello che addirittura Palaiantonio. Uno dei subentrati comunque, in ogni caso, nel secondo tempo nell'Euro Girifalco. Ancora la battuta Vitaliano. Come sempre va su tutte le punizioni, va lui a cercare di mettere qualche pallone giocabile in aria per i propri compagni. Attenzione che c'è qualche provvedimento da parte del direttore di gara, richiama ancora Palaia e Marinaro che forse stavano ancora discutendo. Anche De Filippo mi pare che è andato a parlare con l'arbitro. Vediamo il calcio di punizione sul lancio lungo. Stranieri lo tocca con una mano, lo manda in calcio d'angolo anticipando la proiezione offensiva del giocatore della Busolavis. Calcio d'angolo giocato con lo scambio, ancora all'indietro la palla messa dentro e Malang fa buona guardia. Poi Pallaria mette in aria, ma Stranieri non si fa certamente sorprendere da questo tiro dalla lunga distanza. E come sempre la capacità di Quirino di potersi liberare è fortissimo nell'uno contro uno, il numero 11 dell'Euro Girifalco. Davvero fanno questa differenza perché possono davvero mettere in superiorità numerica la propria squadra e quindi cercare di trovare la battuta in rete. Sì, è la caratteristica positiva di questa squadra, che con quei tre davanti possono superare facilmente l'uomo e creare la superiorità che mette in difficoltà la squadra avversaria. Fausto, volevo notare, da un po' di tempo, tu avevi visto giusto, praticamente la Busolavis sta giocando con una sorta di 4-1 con Bruno davanti alla difesa e 5 in avanti con i due, Marinaro e il numero 9, che sono un po' più arretrati rispetto ai tre d'attacco, sempre Progano, Pilò e Vonella. Sì, diciamo che in pratica ha voluto modificare la propria situazione in attacco, mister Riga, per cercare di trovare... D'altronde giustamente deve cercare di recuperare il risultato. Sta rischiando il tutto per tutto. Sì, diciamo che era quella forse l'occasione buona, quella del trentesimo circa, con il tiro dalla lunga distanza di Marinaro, che non ha avuto fortuna in quel caso, si è trovato, diciamo, attenzione ancora Quirino, questa volta anticipato. Sempre Quirino, bravo De Filippo ad anticiparlo la seconda volta e a mettere la palla fuori, si allontana però poi non riesce più a recuperare, ma attenzione ancora, una c'è posizione irregolare, questa ci sta giustamente, è difficile potersi fermare quando si va in azione offensiva. Ripeto, l'occasione forse era quella del trentesimo, quella ripresa
quella traversa forse poteva significare qualcosa di positivo per la Bussolavis, che avrebbe avuto a quel punto 15 minuti di tempo per poter recuperare il risultato. Così non è stato, ancora Marinaro se ne va da solo questa volta, è bravo, cambia con Proganò, però viene raddoppiato, triplicato il numero 11 della Bussolavis e non riesce a portarsi in avanti. Ancora una volta l'attacco della squadra ospite, poi via l'Euro Girifalco, viene colpito Palaia e la palla messa giù per il calcio di punizione. Siamo nel corso del 45esimo del secondo tempo, sono 5 se non vado errato i minuti che sta segnalando in questo momento il direttore di gara, 5 minuti di recupero per la fine di questa sesta giornata del campionato di seconda categoria Girone D, il derby delle squadre di Girifalco, l'Euro Girifalco e la Bussolavis. Per il momento sta vincendo la squadra di casa 2-0. Con attenzione Stranieri, per un attimo si lascia sfuggire il pallone, poi interviene, cerca di intervenire sulla palla il numero 14, che però non riesce a farlo e a dare disturbo al portiere di casa, e anche questa occasione finisce, diciamo, chiamiamolo così, occasione, finisce lì. Attenzione ancora una volta tra le file, tra le, e qui c'è il calcio di rigore per l'Euro Girifalco. Però la bravura di Quirino di infilarsi in mezzo a due giocatori in velocità, davvero bravo questo numero 11. 45esimo ormai scaduto, siamo nel corso del 46esimo e viene agganciato in aria. A questo punto non credo che ci siano recriminazioni da parte di nessuno. Mi pare di no. Laconico proprio Gino Comi in questo suo giudizio. Protestano i giocatori della Bussolavis, però secondo me protestano più per il rigore non assegnato a loro nel primo tempo che per questo, perché questo credo che abbia tutti i crismi del fallo in aria con un giocatore che era proiettato davvero verso la porta avversaria. Vediamo la battuta del calcio di rigore, siamo nel corso del 47esimo del secondo tempo, dovrebbe essere lo stesso Quirino alla battuta. No, è Malang, è Malang. Ah, Quirino, era Quirino, chiedo scusa, non vedevo. Sì, Quirino alla 47esimo, 3-0 per l'Euro Girifalco, è partita chiusa. Come si suole dire in questi casi, una squadra cerca di attaccare per recuperare lo svantaggio, la squadra che sa controllare alla fine poi punisce e manda la propria squadra nel vantaggio decisivo proprio per questa finale di partita. Un finale di partita che è, d'altra parte, attenzione ancora una volta c'è fuori gioco adesso da parte di Eri, c'è l'ammonizione perché ha tirato mentre l'arbitro aveva già fischiato, però davvero la partita sta tutto in quello che abbiamo continuamente detto nel corso di questa telecronaca, la bravura dei tre attaccanti dell'Euro Girifalco nei confronti di una Bussolavis invece dal suo punto di vista spuntata, perché probabilmente mister Riga ha lasciato da solo quel Rocco Proganò che ha fatto quello che ha potuto, ma in una difesa arcigna come quella dell'Euro Girifalco, se non si è supportati da alcuni compagni difficilmente si può davvero infierire o fare male. Finisce qui, 48esimo, erano 3 forse i minuti di recupero, l'arbitro sul 3-0 ha preferito guadagnare un paio di minuti. E allora un commento velocissimo, Gino, che partita è stata? Ha vinto la tecnica sulla corsa, anche se devo dire che il risultato è un tantino impietoso per la Bussolavis, che avrebbe avuto le occasioni per recuperare la partita ma è stata sfortunata. Comunque l'Euro Girifalco non ha rubato nulla, credo che abbia alla fine abbia meritato questo risultato. Bene, allora questo è tutto dal comunale di Girifalco, adesso
le squadre si salutano, si abbracciano a centrocampo. Questo è quello che vogliamo vedere nel mondo dello sport, questo è quello che ci piace vedere nei derby, nelle strade cittadine. È Michele Cristoforo che fa la fotografia alla propria squadra, che viene a salutare il proprio pubblico. E allora, ha detto tutto Gino Comi, la partita è finita, 3-0 per la squadra di casa. I marcatori: al 13° del primo tempo Leonardo Conidi, al 42° il fratello Domenico Conidi, in finale di partita al 46° Quirino su calcio di rigore. Da Girifalco è tutto, grazie per l'assistenza tecnica a Pepe Rosanò, buonasera e a risentirci con le trasmissioni targate come sempre Soverato 1 TV.